Tutto questo è facile a dirsi, naturalmente è molto, molto complesso a realizzarsi. Dovrà accompagnare questo processo un rafforzamento del nostro stesso istituto. Ripeto, l'azione di un ente responsabile della regolamentazione della vigilanza del sistema finanziario deve essere competente, deve essere continuo, deve essere sistematico, deve essere imparziale. Le regole devono essere certe, condivise ma certe. Stessa cosa del rispetto delle regole, queste regole vanno adattate nel tempo, naturalmente in linea con l'evoluzione del sistema, vanno riviste, vanno monitorate, occorre intervenire laddove queste regole non sono rispettate. Tutto questo richiede una banca centrale forte, sebbene banca centrale in questi ultimi anni abbia fatto dei passi importanti, e lo dico perché non ero qui, lo dico senza alcuna presunzione, lo dico riconoscendo il merito ai colleghi che hanno svolto questo lavoro importante. Siamo ben lungi da avere una struttura adeguata alle esigenze del Paese, questo non lo nascondo, anzi credo che proprio il non nasconderlo sia il punto di partenza necessario per casomai impegnarsi nel cercare di adeguare la struttura. Come ci stiamo muovendo? E quindi in questo senso cerco anche di rispondere al problema che io stesso rilevo. Ma ci sono diverse cose che noi stiamo cercando di fare, con la collaborazione tra l'altro, come dirò, anche di altri soggetti del sistema. Intanto una rivalutazione del ruolo che per noi come San Marino possono svolgere le stesse istituzioni finanziarie internazionali di cui noi siamo membri. Se noi abbiamo deciso, se questo Paese ha deciso in passato di essere membro di un'istituzione come il Fondo Monetario, come la Banca Mondiale, non deve essere così, tanto per essere membri. È perché questo ci dà titolo a poter sfruttare, e uso il termine non a caso, sfruttare il rapporto che abbiamo con queste istituzioni perché ci servono, perché vengono qui, analizzino la nostra realtà e ci dicono cosa pensano. Sulla base di quello che loro dicono noi possiamo immaginare soluzioni. Non a caso abbiamo chiesto l'intervento del Fondo Monetario, che è già stato qui e sarà qui intensivamente nelle prossime settimane, perché non soltanto vogliamo che dia un occhio attento alle condizioni di stabilità del sistema e quindi agli interventi che si possono fare per rafforzare la stabilità del sistema, ma vogliamo che venga a casa nostra per dirci che cos'è che noi come Banca Centrale non facciamo, facciamo poco bene per poter noi stessi attrezzarci. La seconda cosa che abbiamo fatto e crediamo molto in questo è proprio l'uso del dialogo. L'uso del dialogo, non accennava Paolo in apertura, proprio per poter trovare insieme le soluzioni che ci serviranno domani, proprio perché Banca Centrale non ha, così come in generale tutte le autorità, di per sé non hanno la conoscenza sufficiente per trasformare o riformare un sistema di mercato. Occorre andare a cercare nel mercato, nel paese, le conoscenze che possano aiutare tutti. La seconda cosa che abbiamo fatto e crediamo molto in questo è proprio l'uso del dialogo. L'uso del dialogo, non accennava Paolo in apertura, proprio per poter trovare insieme le soluzioni che ci serviranno domani, proprio perché Banca Centrale non ha, così come in generale tutte le autorità, di per sé non hanno la conoscenza sufficiente per trasformare o riformare un sistema di mercato. Occorre andare a cercare nel mercato, nel paese, le conoscenze che possano aiutare tutti a mettere le mani sulle soluzioni dei problemi. Quindi abbiamo pensato di creare questo gruppo di lavoro misto, Banca Centrale, banche e società non bancarie e finanziarie, per insieme lavorare a, uno, identificare le priorità, le condizioni necessarie da rendere tali, da rendere, come dire, da realizzare perché domani si possa fare finanza nel senso più pieno del termine, e due, per trovare le soluzioni appunto da mettere in atto. A questo scopo, e questo è il terzo passaggio nel quale crediamo molto, sul quale vogliamo investire parecchio, è chiedere sostegno alla Banca Mondiale nell'aiutarci proprio a creare quegli assetti organizzativi e istituzionali che possano rendere concreta questa cooperazione tra autorità e soggetti di mercato.
anche attraverso l'uso di metodologie di analisi che ci consentono di misurare i costi e i benefici delle misure di riforma che noi andremo a individuare. Io penso che l'esigenza di cambiamento del Paese richieda anche delle riforme molto profonde in settori anche non necessariamente in settori esterni al mondo della finanza. Io ritengo assolutamente necessario un ripensamento del funzionamento della pubblica amministrazione in questo Paese. Un settore pubblico che sempre più diventi, come dire, un sistema policentrico piuttosto che una gerarchia monocentrica, se vogliamo, quindi capace di mobilizzare risorse, competenze, intelligenze nel paese e anche fuori se necessario su problemi specifici, quindi una struttura agile, una struttura dotata di una capacità anche di pensiero, di organizzazione, di coordinamento che oggi il Paese, a mio avviso, non ha. Un'altra considerazione che, sempre a mio modesto avviso, questo Paese oggi più che mai deve provare a fare è rivedere il suo sistema di relazione nel contesto europeo. Io penso che la stessa prepotenza, se posso usare questo termine, che contraddistingue il rapporto con il paese più vicino, il paese che ci circonda, l'Italia, col mio paese, io credo che questo rapporto di prepotenza possa riequilibrarsi ad ogni parte se si gioca su un tavolo più allargato di alleanze, se si gioca su un tavolo nel quale San Marino diventa a pieno titolo e con pari dignità membro di una organizzazione regionale nella quale far valere quel diritto di pari nei confronti che sia Italia in prima fila. Quindi a mio avviso una riconsiderazione del ruolo di San Marino in questa Europa è fondamentale. E poi il terzo punto connesso a questo è quello del trovare un modo per limitare quella che a mio avviso è una situazione di estrema dipendenza dall'Italia. Qui torno a quanto avevo accennato in precedenza. Questo è un punto che San Marino, nel senso più ampio, più alto del termine, la politica di San Marino, con il coinvolgimento più ampio della cittadinanza, deve porsi. Cioè, sì, la finanza insegna una cosa, fondamentalmente insegna che non metti tutte le tue uova in un solo paniere, perché se quel paniere cade le rompi tutte. Allora, diversamente, a mio avviso anche nelle relazioni politiche c'è un'esigenza di diversità. Cioè l'esigenza di non rendersi eccessivamente dipendenti da un solo soggetto, perché fin tanto che va bene con quel soggetto va bene, quando va male sei dipendente, punto. Il paese estremamente più piccolo rispetto a un altro ha soltanto da perdere. Parlo da sammarinese, non parlo da italiano. Vorrei chiudere questa conversazione dicendovi del mio impegno. Io ho raccolto questa sfida perché amo le sfide, sento di avere un grande rispetto e una grande ammirazione per il vostro paese. Tra l'altro ho avuto il privilegio di rappresentarlo in alcuni consessi internazionali e devo dire senza falsa modestia che l'ho fatto cercando di sempre rappresentare al meglio le esigenze. Io della Costituzione italiana presso Banca Mondiale e Fondo Monetario fanno parte tre piccoli stati, San Marino, Malta e Timor-Leste.